Ragazzi, mercoledì, grazie a Anime Factory e Eco Group, sono riuscito a vedere in anteprima in lingua originale The First Slam Dunk. E dato che ci stiamo avvicinando all'uscita italiana che ormai è imminente, volevo lasciarvi un parere, velocissimo e senza nessun tipo di spoiler. Anzitutto, The First Slam Dunk è un prodotto particolare. Ovviamente il suo primo pubblico di riferimento è costituito da chi ha già letto l'opera originale, il leggendario spoken firmato Takehiko Inoue. Tant'è che è un film che non ripercorre le fasi iniziali della storia, anzi, per chi ha letto l'opera, il fulcro attorno a cui ruoterà la trama sarà costituito dalla partita col Sanno, uno se non il momento topico della stagione dello Shoku. Questo però non vuol dire che la pellicola si rivolge esclusivamente verso i lettori del manga, anzi, la narrazione è portata in scena in modo da essere comprensibile anche a chi non sa nulla della storia originale. Quindi, se non l'aveste letto e foste in dubbio, non fatevi problemi, potete recuperarlo. I neofiti si troveranno davanti ad uno straordinario anime sportivo. Gli appassionati invece rivivranno un momento leggendario e da amante dell'opera originale non vi nego che ho avuto i brividi per le 2 ore di durata, per non parlare dei pianti che mi sono fatto. Però c'è di più. Takehiko Inoue, questa volta nelle vesti di sceneggiatore e di regista, ha operato delle scelte, una in particolare, sensazionali. Ha messo al centro della vicenda un personaggio che non è Hanamichi Sakuragi, il protagonista del manga. Il film infatti racconterà la storia di Ryota Miyagi, l'iconico playmaker dello Shoku. Una storia inedita anche per i lettori del manga. Ed è una storia che riesce a essere toccante, malinconica, forte, veramente portata in scena magnificamente. Ed è anche stata diluita in modo da rendere possibile l'esplorazione di tutti gli altri personaggi. Tra l'altro questa di Miyagi è una backstory evidentemente ispirata ad un'altra opera del maestro Inoue, una un po' più sconosciuta, ma non voglio rivelarvi nulla. Insomma, The First Slam Dunk si esplicita in una sorta di binomio tra nuove scoperte e revival della storia originale. Un binomio tra l'altro gestito alla perfezione. E poi c'è il comparto tecnico. The First Slam Dunk è un film particolare anche da questo punto di vista, perché è un ibrido tra animazione tradizionale e CGI. Io vi dico la verità, sono sempre scettico quando si parla di CGI applicata al mondo anime, perché spesso i risultati sono stati discutibili. Beh ragazzi, qua non c'è storia. Il film è fluido e non si ha quel senso di staticità che spesso si percepisce nei soggetti in CGI. Tra l'altro è stato un azzardo perché, al di là delle espressioni, dei movimenti meno complessi, qui viene messa in scena una partita di basket, ci sono quindi momenti corali, azioni estreme, il risultato è buonissimo. Certo, si può sempre migliorare, non è tutto perfetto, però la resa è ottima. Nello svolgersi della pellicola io mi sono quasi dimenticato che stavo vedendo un prodotto in CGI e sinceramente penso che questo film sotto questo punto di vista possa settare una sorta di nuovo standard. Insomma ragazzi, avrete capito, pareri solo positivi. Ovviamente ci sarebbe tantissimo altro da dire. L'ottima colonna sonora, in particolar modo la opening che apre la pellicola, la gestione dei tempi perfetta e una regia studiata al dettaglio, tra l'altro esordio clamoroso per il maestro Inoue alla regia. Noi ne parleremo meglio quando potremo fare spoiler, quindi dopo l'uscita nelle sale italiane. Uscita che vi ricordo essere in anteprima il 10 maggio nelle sale in versione sottotitolata in lingua originale e invece dall'11 al 17 maggio in versione doppiata. Io tra l'altro vi ricordo, se foste interessati, che sul canale YouTube trovate un intero video di più di 40 minuti dedicato all'analisi di Slam Dunk, a una buona parte spoiler free all'inizio. Vi lascio tutto linkato in bio. Queste erano le due pilloline che avevo da dare su The First Slam Dunk. Fatemi sapere se siete interessati, se andrete a recuperarlo. E tornate qui una volta che l'avete visto, che ne discutiamo insieme. Noi ci vediamo al prossimo video.